per questa inaugurazione. Siamo contenti, questa sembra fatta apposta, questa inaugurazione viene dopo la qualificazione della Tana Lake, quindi un altro dato importantissimo per noi, per la città e per tutto quello che Napoli può fare. Siamo con quasi un altro sold out per domani per la partita di Pesaro, quindi la gente ha capito che c'è un progetto serio ed è importante. Ecco, io entrando vedevo le foto dal 2018 quando abbiamo iniziato, dove veramente c'era tanta difficoltà e c'era tanti dubbi sia sulla società che sulla squadra, anche perché venivamo da 10 anni con 6 fallimenti, quindi tutti ci guardavano e dicevano vabbè, sarà un'altra società che durerà 3 mesi e va a casa. Invece no, questo è il sesto anno e stiamo crescendo sempre di più. Quindi vi ringrazio e spero che continuiamo con questo trend. Grazie. Continuiamo con i nostri soci, il vicepresidente, nonché anche main sponsor Alfredo Amoroso, dopo Francesco Tavassi, e poi chiudiamo con la parte istituzionale, il sindaco e Gianni Petrucci. Buongiorno a tutti, è una grande emozione per me essere qui oggi perché questo è stato un po' un nuovo inizio, no? Quello con la presenza del nuovo amministratore Dalla Salda. E soprattutto guardandomi intorno, vedo da dove siamo partiti nel 2018 con questo progetto, quindi da Casalnuovo, e io domenica scorsa sono stato a Venezia, è capitatoci anche un po' per caso sostanzialmente, ma sono andato a vedere la partita e vincere a Venezia con una delle squadre più importanti d'Italia, devo dire anche d'Europa, perché questi fanno anche le coppe europee, è davvero un'emozione indescrivibile. Sembra fatto tutto a posto, come diceva il Presidente, perché poi inauguriamo questa sede oggi, siamo tanti, siamo anche ricchi di entusiasmo, abbiamo raggiunto un risultato credo storico per la squadra, per la città, per il basket, che è quello delle Final Eight, ma questo avviene grazie alla presenza di tutte le persone che ci seguono da questi 5 anni e chi ci sta accompagnando soprattutto questo progetto della Serie A. Per cui il mio ringraziamento chiaramente va ai miei soci che si sono spesi in questo progetto, diciamo gigante, che poteva sembrare gigantesco, ma che poi pian piano stiamo scoprendo che è sostenibile, e il ringraziamento va chiaramente allo staff, alla squadra e agli sponsor che ci seguono. Questo è un punto di partenza, ma io credo che questo progetto possa avere delle ambizioni anche più alte. Lo possiamo fare, sì, lo possiamo fare con persone che ci credono, che vogliono stare con noi, che credono nel progetto di network che noi abbiamo strutturato al Club dei 100 qualche anno fa, che consentirà a tanti imprenditori di Napoli, imprenditori di una Napoli bene, di una Napoli pulita, di una Napoli che ha voglia di fare business, ha voglia di incontrarsi, ha voglia di creare relazioni positive e propositive per il miglioramento della città. E io credo che la volontà da parte nostra di base sarà quella di accontentarvi tutti e di far sì di rendere un club, questo Club dei 100, un club speciale. Quindi veramente ringraziamento a loro e diciamo l'invito è quello a rafforzare insieme questa struttura per farla sempre crescere e fare in maniera da renderla accogliente un pochino per tutti. Chiaramente il ringraziamento va al Presidente Petrucci, al Sindaco che sono con noi oggi, che ci danno, posso dire, un grande supporto anche istituzionale rispetto a quello che è il nostro progetto. E devo dire che non poteva cominciare meglio l'anno e speriamo che continui così e che questo inizio che abbiamo con Alessandro, col Presidente, con questa nuova organizzazione, ci porti sempre più in alto. Questo è l'augurio che dobbiamo avere tutti noi oggi. Grazie. Invito Francesco qua vicino a me, ci tenevo a ringraziare anche la presenza del Presidente del Comitato regionale, dottor Antonio Caliendo, che è un po' dietro le quinte, ma che ringraziamo, e anche l'arrivo dell'assessore Ferrante, che abbiamo aspettato con grande piacere. Sono l'ultimo socio, vi giuro. Non ce ne sono altri. Cosa devo dire? Devo dire che è una grande soddisfazione, è un grande orgoglio per me essere qui. Innanzitutto perché la strada è stata detta, è partita da lontano, e però noi avevamo previsto, posso dire con una certa soddisfazione, che potevano esserci le precondizioni per arrivare qui, per arrivare a questo grande traguardo, perché in questa città il basket ha sempre avuto un grande
un grande seguito, che il Presidente penso lo saprà e se lo ricorderà bene, e quindi avevamo anche la convinzione che potevamo risvegliare un certo tifo. Peraltro oggi voglio anche sottolineare che manca la tifosa eccellente di questo sport, perché il sindaco non è accompagnato dalla signora, e poi non so se sapete tutti che la signora Manfredi è una tifosissima del basket e della nostra società. Questo però è che cosa può significare? Qualcosa che va detto, cioè il basket è uno sport bellissimo perché attira le famiglie, attira quindi senza barriere la possibilità di avere un contatto con questi fantastici giocatori, avere un contatto proprio molto molto vero con questo sport bellissimo. C'è tanto sacrificio dietro questo risultato, c'è tanta organizzazione però, perché l'organizzazione, come tutti quanti sapete, alla lunga poi paga, perché i risultati devono venire sul campo, ma sono i frutti di un'organizzazione che nella vita, almeno io così la penso, è determinante per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo. Grazie a tutti e ancora forza. Conosce anche Vito Grassi, il fratello di Federico, so che non ama parlare, però penso che non si possa. Come vedete Alessandro rispetta gli ordini, ci vuole parlare, non c'è più.